Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Beh, totalmente differente, no? La stanza è sempre la stessa, registro sempre dallo stesso punto, ma con un po' di accortezza, con una luce sistemata in un modo differente, un controluce, un po' di bagliore dietro di me, naturalmente si genera e si crea qualcosa di totalmente nuovo e diverso. Sono qui in questo video a parlare un pochino con voi per aggiornarvi su quello che ho fatto in questo mio periodo. Innanzitutto posso finalmente dire che ho completato una serie di corsi che avevo in mente da tantissimo tempo. E infatti tutto questo setup di luci con cui sto registrando anche questo video è stato realizzato proprio per preparare quelle che sono le introduzioni dei vari corsi. Sì, perché non potevo farlo col cellulare, avevo bisogno di un'illuminazione un pochino più coerente, ordinata, più bella da vedere, ecco. Insomma, ho realizzato una serie di corsi che potete da oggi finalmente trovare sul mio sito web. C'è una piattaforma dove sono stati tutti i miei corsi e questi sono il corso di Adobe Premiere Pro, che sul canale YouTube trovate ancora gratuitamente, mentre sulle varie piattaforme è a pagamento. Su YouTube lo troverete ancora gratuito e lo lascerò per sempre gratuito, mentre sulle altre piattaforme è diventato a pagamento, ma per un motivo ben preciso. Perché prossimamente, molto presto, uscirà la seconda parte del corso con cui concludiamo il processo e il corso diventa completo. Quindi la prima parte è totalmente gratuita sulle basi del montaggio video, mentre tutta la seconda parte verrà rinchiusa all'interno dello stesso corso sul mio sito web che trovate in descrizione, lucauletta.com. Il corso avrà un costo davvero molto basso, proprio per permettere a tutti quanti di poter accedere anche al resto delle conoscenze. In più trovate sulla piattaforma, quindi sul sito web, altri due corsi già disponibili. Il primo si chiama VFX for Videomakers ed è dedicato a tutti quei videomakers che realizzano per lavoro i loro video, ma che si trovano sempre più spesso ad avere a che fare con il mondo degli effetti visivi e sono incuriositi da quel mondo, ma questo discorso deve andare a prescindere dalla tecnica, quindi dal come realizzare una determinata cosa. Infatti quel corso è totalmente di teoria, dove vi spiego e vi introduco in un corso di un'oretta nel mondo degli effetti visivi, spiegandovi tutti quelli che sono i passaggi, spiegandovi cosa significa una determinata cosa piuttosto che un'altra tecnica, parliamo dei termini che vengono utilizzati e parliamo special modo dei software da imparare ad oggi, quali sono i migliori, quali sono i miei consigli. Insomma, un'infarinatura su tutto il mondo degli effetti visivi, dedicato naturalmente ai videomakers che hanno la voglia di imparare questo nuovo mondo, di immergersi in questo nuovo mondo ed avere le spalle forti di teoria, quindi sapere perché nascono determinate cose, è sempre importante prima di cominciare a realizzare materialmente qualcosa. E infine, dulcis in fundo, non perché sia meno importante, è disponibile il corso di Adobe After Effects. Sì, ci sono riuscito. Finalmente ho ascoltato tutte le vostre richieste e ho realizzato il corso base di Adobe After Effects sulle basi del software del compositing e della motion graphics. Quindi trovate un corso totalmente base per chi non ha mai utilizzato After Effects, nel quale vi accompagno lezione dopo lezione nell'imparare questo fantastico software che vi permetterà di realizzare grandi cose. Ed oltre alle lezioni dove vi spiego quali sono i tool, gli strumenti, l'interfaccia, ci sono anche delle lezioni ad hoc dove andiamo a fare degli esperimenti. In più è disponibile un altro mini corso dedicato solo ed esclusivamente al chroma key, quindi come si realizza il green screen, il chroma key all'interno di Adobe After Effects. E per chi acquista il corso Adobe After Effects, questo mini corso è integrato sotto forma di lezioni, quindi non c'è bisogno di comprarli entrambi. Se già conosci le basi Adobe After Effects, puoi scegliere di prendere solo il videocorso dedicato al green screen, più breve ed un costo più basso, mentre se decidi di imparare da zero Adobe After Effects, troverai all'interno anche questo mini corso. In più, questo è solo per iniziare. Ho tanti altri progetti e vi ripeto, questi sono soltanto per avviare la mia piattaforma e l'idea di videocorsi che ho. Ho in mente videocorsi su Blackmagic DaVinci, sia sul software, sulle basi del software, che sulla parte di color, e una serie di tutorial anche su Fusion integrato all'interno di DaVinci. E in più sto preparando anche un corso sulle basi di Apple Final Cut Pro X. Eh sì, praticamente sto abbracciando tutti i software di montaggio per permettere a voi di scegliere qual è il software di montaggio che è più adatto a voi. Insomma, ho fatto questo video un po' più impostato, dei toni un po' impostati, con la luce un po' più impostata, semplicemente per farvi sapere che è nato questo mio nuovo progetto. Finalmente ho avuto modo di poterlo portare a termine e di mettere in piedi la mia piccola Academy Online.
Tutte le informazioni le trovate sempre qui sotto in descrizione, www.lucaoletta.com trovate il pulsantino corsi che vi porterà direttamente alla piattaforma dove sono ospitati tutti i corsi, oppure potete tranquillamente andare direttamente sulla piattaforma che è lucaoletta.podia.com. Quindi per questo video non ho altro da dirvi, spero che queste informazioni vi abbiano fatto più che piacere, spero almeno che vi abbiano fatto piacere, mi raccomando condividete questo video con i vostri amici che vogliono imparare questi software, lasciate un mi piace se questo video vi è piaciuto, anche se non ce ne dà piacere, però se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace e non dimenticate di iscrivervi al canale perché oltre ai videocorsi completi ci sono tutta una serie di tutorial e anche qualche lezione estrapolata dai vari corsi che pubblicherò gratuitamente sul canale YouTube, oltre naturalmente alla solita programmazione e ai soliti video che realizzo. Cos'altro dirvi, insomma? Ci vediamo prossimamente con un nuovo video.